Thank you.
Dal libro del Siracide. Figlio, compi le tue opere con mitezza e sarai amato più di un uomo generoso. Quanto più sei grande, tanto più fatti umile e troverai grazia davanti al Signore. Molti sono gli uomini orgogliosi su terra, ma in miti Dio rivede i suoi segreti. Perché grande è la potenza del Signore, e dagli uomini Egli è glorificato. Per la misera condizione del superbio non c'è meglio, perché in lui è radicata la pianta del male. Il cuore sapiente medita le parole, un orecchio attento e quanto desidera il saggio. Parola di Dio. E la grazia. Hai preparato Dio una casa per il povero. I giusti si rallegrano, esultano davanti a Dio e cantano di gioia. Cantate Dio, inneggiate il suo nome, Signore è il suo nome. Padre degli orfani e difensore delle vedove, è Dio della sua santa dimora, a cui solo Dio fa abitare la casa, fa uscire con gioia i prigionieri. Pioggia abbondante hai riversato, Dio, la tua esausta eredità tu hai consolidato, e in essa ha abitato il tuo popolo, in quella che nella tua bontà hai reso sicuro per il povero, o Dio. Dalla lettera di Dio. Fratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile, né a un fuoco ardente, né all'oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e a suono di parole, mentre quelli che lo vivono scongiuravano Dio di non rivolgere più la loro parola. Voi invece vi siete accostati al Monte Sinai, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, alla dinanza costosa e all'assemblea dei primogeniti, i cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti e resi perfetti, a Gesù, mediatore della creanza nuova. Parola di Dio. Sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato.
Disse poi a colui che l'aveva invitato: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitano anch'essi e tu abbia contraccarlo. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, stupidi, zoppi e ciechi, e sarai beato, perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Parola del Signore. Gloria a te, Gesù. Peccati. Anche questa domenica stiamo facendo il nostro cammino con Gesù verso Gerusalemme. E se voi avete presente un po' il Vangelo di domenica scorsa, Gesù ci diceva: sforzatevi per entrare, di entrare tra la porta stretta. E poi se vi ricordate ancora le ultime parole, dicevano: vi sono gli ultimi che saranno i primi e i primi che saranno gli ultimi. E oggi troviamo questo fatto di vita quotidiana, un pranzo. E in un certo senso c'è una continuità con il brano Vangelo che abbiamo ascoltato settimana scorsa. Gesù ci diceva: dovete entrare per la porta stretta. E non è tanto una porta di piccole dimensioni che dobbiamo oltrepassare, ma la porta stretta del Vangelo. E oggi, attraverso questo brano, ci dice come entrare nella porta stretta. E voi dite: ma come? Proprio attraverso questo racconto che abbiamo ascoltato. Se voi avete prestato attenzione, in sostanza, cos'è la sintesi di questo brano? Due atteggiamenti: l'umiltà e la gratuità. Con l'umiltà e la gratuità si entra nella porta stretta. E allora uno dice: dovevano proprio comporre questo brano Vangelo per dirci l'umiltà e la gratuità? Nella mente di Dio, nella mente di Gesù, è stato così. E quindi noi prendiamo quello che lui ci ha lasciato. E allora, proprio attraverso questo filo conduttore dell'umiltà e della gratuità, noi possiamo comprendere queste parole, questo brano Vangelo che è stato appena proclamato. L'umiltà, attraverso Gesù ha fatto questo richiamo, attraverso il modo con cui queste persone si disponevano a questo brano, a questo pranzo, a questo banchetto, a questo matrimonio, che cercavano i primi posti. E allora, se noi guardiamo, Gesù ci dice sempre di cercare l'ultimo posto, cioè non perché uno, ma bisogna fare le cose nella semplicità, nell'umiltà, sempre, senza mai emergere sugli altri, sulla vita degli altri. O comunque avere quell'atteggiamento che ci fa sentire importanti, viene accettato dalle persone, sempre in prima fila, sempre in primo posto. Gesù dice: no, voi dovete occupare il vostro posto, cioè quello che siete. E se uno accetta quello che è, non diventa invidioso, non diventa geloso, non diventa praticamente, si fa prendere questo spirito cattivo che poi alla fine fa vivere male la persona. Ciascuno per Gesù è al suo posto, che possa occupare un posto importante nella società o nel posto più umile, però ognuno è al suo posto. Quindi non bisogna avere quei sentimenti di rivalità, di perché uno occupa uno spazio migliore del nostro. Si trova una situazione migliore della nostra, comunque vive in un modo più agiato del nostro. Ognuno si trova al posto giusto, al momento giusto. Questa è la logica del Vangelo. Però se noi guardiamo al mondo, chi sono più importanti a considerare? Quelli che occupano un posto ai margini della società? No, quelli che sono sempre su, usando un termine, gli occhi dei riflettori, quelli che sono sempre in prima vista, quelli considerati, quelli che poi alla fine, attraverso questa loro posizione, possono circondarsi di amicizie influenti, essere considerati, e se sono anche un po' ignorati, soltanto che loro sono al primo posto, altro che il Vangelo. E questo è quello che riguarda la vita della società, lo spirito del mondo. Lo spirito del mondo rappresenta che tu
se non hai certi parametri, se non hai, certe cose, tu non sei nessuno. Invece Gesù ci dice, no, tu sei qualcuno, non agli occhi del mondo, ma agli occhi di Dio. Perché quello che ci importa non è tanto quello che pensano gli altri su di lui, ma quello che pensa Dio su di lui, quello che pensa il Signore su di lui. Gli uomini oggi dicono una cosa, domani la contraddicono, poi dopo ti vengono contro, poi ti sono amici, vedete? Ma la parola di Dio su di noi, su ciascuno di noi, è ferma, non cambia. Invece il mondo cosa fa? Basta che tu esci dal loro schermo, dal loro parametro, ti mettono da parte, ti mettono un'etichetta e ti guardano. Questa è la logica del mondo, lo spirito del mondo. Dio, nonostante il fatto che uno faccia peccato, che magari si trova in una situazione di fragilità umana, di ribellione nei confronti di Dio, è l'unico che ti ama sempre, sempre, non scalfisce minimamente, non ci mette l'etichetta, Signore, non ci mette l'etichetta, ma sa che tu sei importante ai suoi. Ecco perché tante volte non riusciamo a vedere questa cosa da Dio e guardiamo più le cose di questo mondo. Il brano si concludeva con questo esortazione di chi invitare a un pranzo. A quei tempi sappiamo che c'è una difficoltà perché c'è questa categoria di persone che ho appena letto che erano messe a riparo nel bordo della società, non erano considerate e non c'erano quei sistemi di pensionistici che permettevano alle persone di vivere, chi era malato, cieco, zoppo, storpio, o tutti quei geni malattie e altre cose che erano messi ai lati, anzi addirittura erano disprezzati. E come ho già detto qualche altra volta, guarda se uno entrava in contatto con lui. Infatti i Vangeli spesso cosa ci dicono? Che rinfacciano a Gesù il fatto che lui frequenta questa categoria di persone, quindi diventa impuro. E quello che lui dice Gesù ai suoi tempi è una sfida, una provocazione alla mentalità dell'uomo. Dice, se tu vuoi essere qualcuno, sfida la società, invita questa categoria di persone che non hanno niente da mangiare e non ti danno niente in cambio, perché sono poveri. Però sarai disprezzato dalla gente perché inviti queste persone, ma alla fine l'ultimo giudizio non te lo dà nessun sacerdote, nemmeno lo scriba, il fariseo, la mentalità del paese, ma te la darà Dio, ti darà Dio il premio. E difatti dice, riceverà infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Quindi la vera ricompensa da Dio non te la dà, magari già su questo mondo, su questa terra, ma te la dà di là. Questa è la grossa difficoltà che, diciamo così, hanno tutti i cristiani, il cristianesimo. Noi viviamo sempre con l'attesa di avere un premio qua. Però se noi facciamo i bravi cristiani, pensiamo che già su questa terra Gesù ci dà la ricompensa, il Signore ci dà la ricompensa, ma non ce la dà. E questo deve essere ben messa in evidenza, essere impresso nella nostra mente, che qua il Signore non ci darà nessuna ricompensa. Anzi, scopriamo il Vangelo domenica prossima, cosa ci dirà, non lo svegli, ci dice domenica prossima, ascolteremo. Però Gesù qua su questa terra, che dici tu quel premio? Te lo darò un domani, però tu devi vivere nella speranza di ricevere questo premio. In certo senso come dire, tu hai fatto la grossa vincita, tu non puoi riscattare, non puoi riscuotere. E questo è il disagio che ci porta a vivere la cristiana. Noi abbiamo già il premio. Se facciamo del bene, se abbiamo l'umiltà e la vita, ma il Signore non ce l'ha. Ci fa vedere l'assegno con tanti zeri, dice, vedi questo assegno, e tu non te lo do. Questa è la grossa difficoltà che abbiamo come cristiani di vivere tutti i giorni. Però vediamo questo assegno, pensiamo che ci viene dato domani, quando saremo di là, però noi viviamo concretamente su questa terra,
c'è una sorta di ingiustizia. Dice, ma sì, tanto tu me lo dai, io devo vivere qua, ma perché il Signore non usa questi atteggiamenti, questi modi? Questa è la risposta a questa domanda, a questo interrogativo, non sono io il primo a porla, prima di me ci sono stati santi, dottori della Chiesa, teologi, che ci sono posti questa domanda. E l'unica risposta è questa, è il mistero di Dio, è il mistero di Dio, bisogna accettare, punto. Solo domani ci verrà svelato il perché Gesù si comporta così con loro. Perché? Non lo sappiamo. Inutile che poi ci domandiamo, il Signore ha fatto così, ha scelto così. Per quale motivo? Non lo sappiamo. Ora, lo sapremo domani. L'unica cosa che lui ci dice è questo atteggiamento, che anche lì diventa una contraddizione, perché bisogna prendere la scatola chiusa. Avete sentito? Nel versetto là dice: prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Sono forti queste parole. Prendete il mio giogo sopra di voi. Cos'è il giogo? Era quel strumento che si metteva addosso ai buoi per imparare, quindi era una cosa pesante. Quindi dice: prendete il carico della vita e andate. E se trovate anche in difficoltà, imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Anche queste parole sono sempre qualcosa che sanno di contraddizione. Se vuoi felici, ci fai faticare, ci prometti delle cose, non ce le dai, e qual è l'atteggiamento di tutto? La ribellione? Prendercela con Dio? No. Ci dice: imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Thank you.
Cristo, nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Thank you.
misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo figlio, fortifica il tuo popolo con il pane della vita e il calice della salvezza. Rendici perfetti nella fede e nell'amore, in comunione con il nostro Papa Francesco e il Vescovo di Unigi. Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli. Infondi noi la luce della tua parola per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fatti ci impegniamo realmente al servizio dei poveri e dei sofferenti. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano alla speranza di un mondo nuovo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono morti nella pace del tuo Cristo, in modo particolare dei defunti, Padre Vito e Giovanni, e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede, a mettere quelli la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche noi al termine di questo pellegrinaggio terreno di giungere alla gloria eterna dove tu ci attendi, in comunione con la Beata Vergine Maria, con gli Apostoli, i Martiri, tutti i Santi, innalzeremo te la nostra volta e a Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre potente, con l'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla salvezza del suo Vangelo, possiamo dire: Padre
Signore,